puntando il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Bentornate di Sputandum, in questo momento è con me un ospite, ormai un amico di casa e sempre con noi almeno una volta a settimana, Riccardo Manca, vicepresidente di Animalisti Italiani. Ciao Riccardo e bentornato. E bentrovati agli ascoltatori. Allora, noi tra poco chiudiamo perché andiamo un po' in vacanza anche noi, ma non potevamo assolutamente andarcene senza aver affrontato un paio di temi almeno insieme a te. La sindaca Raggi, Virginia Raggi, ha detto stop alle botticelle, ma se la temperatura supera i 30 gradi, altrimenti possono viaggiare, insomma, come al solito un colpo al cerchio e uno alla botte. E poi campagna anti-abbandono, c'è una vostra bellissima pubblicità, mi unisco al vostro appello, il bastardo è chi lo abbandona ed è terrificante che tutti gli anni dobbiamo ripetere le solite cose. A te Riccardo, raccontaci tutto. Allora, cominciamo dall'ordinanza farsa della signora Virginia Raggi, che per l'ennesimo anno, il quarto esattamente, consecutivo, ha diramato questa ordinanza sulla materia delle botticelle. Un'ordinanza che, come tutti gli altri anni, prevede lo stop delle botticelle solo e unicamente in caso di allerta meteo di livello 3 da parte della Protezione Civile. Allora invito gli ascoltatori a verificare quanti giorni negli anni passati queste povere creature hanno potuto fermarsi anziché scarrozzare degli sprovveduti che ancora nel 2020 si ostinano a alimentare un mercato di schiavismo puro, come è quello dei veicoli a trazione animale, più comunemente chiamati botticelle a Roma. Ricordiamo che questo grave fenomeno è presente anche in altre città d'Italia, a Firenze, dove li chiamano fiaccherai, a Pisa, a Trapani, a Palermo, e ora forse anche nel Salento, ma non ricordo a memoria. Comunque è un fenomeno deprecabile che all'alba della terza decade del terzo millennio ancora è presente nelle nostre cosiddette metropoli. Quindi questa ordinanza, ritornando proprio allo specifico caso dell'ennesima ordinanza della sindaca di Roma, prevede questo stop solo in caso di livello 3 da parte della Protezione Civile, cosa che avviene al massimo 5-6 giorni in tutta l'estate. E poi l'altra vergognosa direttiva è che se i gradi superati poi sono 30, allora le botticelle si devono fermare. Peccato che la rilevazione della temperatura non avviene, ad esempio, parlo di Roma, a Piazza di Spagna, dove nei mesi di luglio e agosto, anche solo con il calore emanato dal pavé, famoso pavé della città di Roma, emanato dal pavé che è bombardato dai raggi solari, la temperatura di 30 gradi ovviamente si supera immediatamente. No, la rilevazione avviene a Roma Urbe. A Roma Urbe, ma ci vuole anche un minimo di intelligenza quando si gestisce un fenomeno così importante come la tutela del benessere degli animali. Allora, una cosa è una temperatura rilevata a Roma, a Via del Corso, a Piazza di Spagna, a Via Condotti, dove già sono stati numerosi i fenomeni di cavalli stramazzati al suolo per la fatica. È ora di finirla. Noi il 18 giugno siamo andati insieme alle maggiori associazioni nazionali, Animalisti Italiani e tutte le maggiori associazioni nazionali, a protestare davanti al Campidoglio durante l'assemblea capitolina. Ebbene, è stata una protesta molto veemente, molto partecipata. È arrivato il responsabile del Dipartimento Ambiente, Tutela Ambiente, signor Daniele Diaco, che ci aveva assicurato che entro il 30 giugno sarebbe stata emanata
l'ordinanza di confinamento nei parchi, almeno questo, nei parchi di questi poveri cavalli. E invece oggi è 1° luglio, se non sbaglio, oggi è 1° luglio. Al 1° luglio, ancora per l'ennesimo anno consecutivo, questi rappresentanti istituzionali del comune capitolino hanno detto delle falsità. Ma non è che le dicono a noi le falsità, a noi Associazione Animalisti Italiani e tutte le associazioni di animali che tutelano il benessere degli animali d'Italia. L'hanno fatto sulla pelle di queste povere creature. L'asfalto in questi giorni a Roma è già rovente e ancora non si riesce a capire che cos'altro noi dobbiamo fare per far sparire questo fenomeno deprecabile e incivile. Finanche, se tu ricorderai, Sheila, l'abbiamo già detto, Chicago, che è la città degli Stati Uniti d'America, ha fatto ordinanza con sentenza unanime, cioè con consenso unanime, non con sentenza unanime, con consenso unanime, e ha abolito finalmente dal 1° gennaio 2021 questo sciagurato fenomeno dei veicoli a trazione animale. Verissimo, è ora di finirla, Roma. Roma diventi una città veramente civile. È verissimo tutto ciò che hai detto. Noi abbiamo reso noto subito l'evento, perché per me è un evento storico, di Chicago. L'abbiamo accolto con grandissimo favore, sperando e auspicando che anche a Roma potesse prendere esempio. Io feci una card con scritto: e adesso portala tu la carrozzella, e no, niente, qua continueranno gli animali, i cavalli, a portarlo. E per quanto riguarda il 18 giugno, avevo sentito in Emanuela Bignami, la vostra responsabile al randagismo, che ci aveva raccontato della manifestazione. Speravo veramente potesse portare a qualcosa di buono, invece l'ennesima fuffa, come si dice qua a Roma. Per quanto riguarda l'antiabbandono, la campagna antiabbandono, voi non è giusto dire vi siete già mobilitati, voi non smettete mai di essere in campagna di sensibilizzazione anche su questo. Ma come si sta muovendo Roma, i canili di Roma? Emanuela ci ha raccontato di canili lager dove neanche i volontari possono entrare per assistere i cani. Com'è la situazione in questo momento, in previsione anche dell'estate, di quelle bestie immonde che abbandoneranno ancora gli animali? La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale, e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria Sei Senza Barcode, per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu@senzabarcode.it o chiamami al numero 351-750-7873. Senza barcode, per gente non omologabile. Go to fly. Hai detto benissimo, Sheila, e purtroppo la situazione è alquanto critica, per usare un eufemismo ovviamente. Tu hai sottolineato la nostra campagna,
che poi si è tradotta anche nella realizzazione di un gadget molto molto richiesto, che è questa famosa maglietta con scritto "bastardo è chi lo abbandona", ed è una nostra, diciamo, un nostro cavallo. Ovviamente noi quando diciamo cavallo intendiamo un cavallo libero, certo, libero, e non un cavallo schiavizzato. È un nostro cavallo di battaglia, perché è un messaggio diretto che arriva a colpire la coscienza delle persone. È ora di finirla. Anche noi nel nostro piccolo possiamo ogni giorno modificare le nostre abitudini, che derivano da tradizioni ormai anacronistiche e malsane. Come dire che quello che vediamo per strada, magari in periferia della città di Roma e purtroppo in tantissime altre città italiane, quello è un cane bastardo. No, no, bisogna modificare questa terminologia. Bastardi sono gli umani, i cani o i gattini, i cani si chiamano meticci. Cominciamo a modificare anche la terminologia, perché questo aiuta le persone a sensibilizzarsi su queste tematiche che non sono secondarie. Sottovalutare un fenomeno come il randagismo vuol dire offendere la civiltà di un paese, perché non ci stancheremo mai di ripeterlo: il progresso morale e civile di una nazione si misura dal modo in cui essa tratta gli animali. Ma questo non lo dice Animalisti Italiani, lo ha detto un certo Gandhi, che forse qualcosa di buono nella sua vita ha fatto. Ecco, il fenomeno dell'abbandono continua ad essere una piaga sociale. E noi abbiamo fatto la famosa campagna Stop Abbandono, che abbiamo rilanciato, che abbiamo lanciato l'anno scorso e che ora ovviamente abbiamo ripreso con i testimonial d'eccezione Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira, che ringraziamo anche quest'anno per la estrema sensibilità dimostrata nei confronti di questo incivile gesto di abbandonare i nostri amici a quattro zampe. Ecco, andate a vedere sui nostri social, sul nostro sito, il video molto carino che è andato in onda l'anno scorso sulle reti Mediaset e anche su Sky, dove si vede appunto che gli animali non devono essere abbandonati, perché fanno parte della integrante della nostra famiglia. E si vedono infatti Edoardo e Giuliana che durante tanti momenti della loro giornata condividono la gioia della vita con queste creature che sono nostri fratelli. È un qualcosa di, è veramente, non si trovano le parole per definire un gesto così vigliacco e osceno come l'abbandono di un animale che ha vissuto con noi, che darebbe la vita per noi. Siamo nel 2020. Noi invitiamo le persone veramente ad aprire il proprio cuore, ad ascoltare la propria coscienza, perché il male che facciamo alle creature più deboli si ripercuote contro di noi. Il Covid-19 ne è l'esemplificazione, l'ultima in ordine cronologico. Quello che facciamo agli animali, ma in generale a chi è più debole, ci ritorna indietro. Ora, per quanto riguarda il triste fenomeno del randagismo, ovviamente la situazione a Roma è assolutamente drammatica, come hai detto tu. Ci sono addirittura canili convenzionati, come mi hai ricordato tu, sì, che impediscono l'accesso ai volontari. Signori, noi abbiamo tirato fuori da un canile che si chiama Villa Andreina un Rottweiler che era considerato cane mordace, cane pericoloso. Stava in un settore, adesso non ricordo bene, l'ha codificato con un numero, un settore che era peggio di un braccio della morte. Canile convenzionato col Comune di Roma, signori. C'è un giro di soldi sotto che noi abbiamo ovviamente portato all'attenzione anche dell'opinione pubblica. Non si specula sulla vita degli animali. Sono mostruosità. Non ti dico nulla che a voi non è già successo, ma quando ho iniziato qualche anno fa a occuparmi dei canili di Roma, mi arrivarono fiori di minacce spaventose. È ovvio, che è ovvio. Ovviamente per me erano medaglie, pecette, e ho continuato a occuparmi con tutta evidenza. Io ho i ragazzi di Animalisti Italiani, sono
Fantastici, parlo di Maria Rosaria, l'ufficio stampa, assolutamente. Emanuela, Walter Caporale, il presidente, tutti meravigliosi. Maria Rosaria mi ricordava il concerto in streaming su Facebook contro l'abbandono. Ci dai qualche informazione? E guarda, questo concerto lo stiamo organizzando, appunto, concerto in streaming con la pianista, musicista Alessandra Celletti, ecco, che noi abbiamo presentato a Roma, per adesso a Roma, ma poi presenteremo a tutta Italia, in occasione dell'evento che abbiamo fatto il 13 giugno scorso a Piazza del Popolo. Proprio è stata la nostra ripartenza, no? Visto che tutti parlano adesso di Sì. ripartenza dopo questo famoso coronavirus o Covid-19 o SARS-CoV-2, che dir si voglia, che lo ricordiamo, la primatologa, grandissima scienziata Jane Goodall, ha ribattezzato in maniera, diciamo, emblematica e secca. La sua frase è: la mancanza di rispetto per gli animali ha causato la pandemia. Punto. Credo che anche un bambino di terza elementare riesca a capire il concetto che si nasconde, tra virgolette, in questa affermazione, un concetto chiaro, incontrovertibile, inoppugnabile. Allora, abbiamo organizzato questa manifestazione il 13 luglio, dove abbiamo pre 13 giugno, scusate, dove abbiamo presentato la pianista Alessandra Celletti, una persona di una sensibilità eccezionale, un'artista fantastica, e in quell'occasione noi abbiamo fatto, tu ti ricorderai, il deprecabile caso del cane Matteo, Sì, certo. trucidato a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, attaccato a una macchina e trascinato per 4 km sull'asfalto, morto di stenti nello studio veterinario poche ore dopo. Ecco, noi abbiamo fatto questo evento per sensibilizzare la popolazione capitolina su queste tematiche importantissime, perché il fenomeno del randagismo e dell'abbandono è strettamente connesso al fenomeno della crudeltà sugli animali, tant'è vero che per quanto riguarda l'abbandono c'è il codice 727 del codice penale, che prevede l'arresto, tra virgolette, l'arresto fino a un anno e una multa, insomma, che poi dopo sono tutte cose ridicole, perché fino a che non si modificheranno le pene, rendendole davvero applicabili, cioè esemplari e severissime e certe, in Italia non cambierà mai niente. Comunque, tornando a questo concerto, Alessandra Celletti farà questo concerto in streaming sui social di Animalisti Italiani. È una persona che ama profondamente gli animali e ha messo a disposizione la sua arte per questa nobile causa, la causa più nobile che esista al mondo, quella di difendere chi non ha voce, chi non ha sindacati, chi non ha avvocati, chi non ha nessuno. Quindi ringraziamo dal profondo del cuore Alessandra Celletti, che devolverà poi il 10% delle vendite dei suoi CD, o adesso io non so quale altro supporto sarà disponibile per la sua arte. Andate a vedere sul canale YouTube di Animalisti Italiani, c'è caricato un suo video, una video canzone che si chiama Kitty, adesso non ricordo, Hello Kitty, qualcosa del genere, molto molto bella, molto possiamo dire molto coinvolgente, perché veramente Alessandra riesce con la sua arte a trasmettere quello che solo gli animali riescono a trasmettere senza avere l'uso della parola. E questo ci dovrebbe far riflettere su quello che dovrebbe essere il nostro ruolo su questo pianeta. La nostra intelligenza dovrebbe preservare chi è più debole e non distruggere. Quello che invece stiamo facendo senza soluzione di continuità. E continuando su questa strada, che è una strada profondamente sbagliata, avremo poche speranze e non ci sarà mai pace per tutti gli uomini, perché senza giustizia non c'è mai pace, cara Sheila. Sono assolutamente d'accordo
Io veramente ringrazio anche, anch'io mi unisco a ringraziare Alessandra Celletti, ma ti correggo, non è vero che non hanno voce, perché le vostre voci di animalisti italiani e delle associazioni che come voi si battono veramente ogni giorno sono importanti. E io sono molto fiera di poter dar spazio anche a te e a tutti voi, siete sempre i miei graditissimi ospiti. Il 10 luglio, mi raccomando, sulla pagina di Animalisti Italiani, ma comunque visitate anche il sito animalistitaliani.it e seguite Alessandro. Il sito è www.animalisti.it. Ecco, vedi, ma io ho fatto finta di sbagliare, così almeno mi correggevi e le persone lo ricordano meglio. Allora, buona estate. Se abbandonate un animale siete delle merde, non c'è altra soluzione, quindi il bastardo è chi abbandona, non salite sulle carrozzelle, abbiate pietà e dignità per piacere. Grazie Riccardo Manca, grazie Animalisti Italiani. Voi. Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.